Alessia Gennari, capitana di Busto, come stai trascorrendo questo periodo? Ciao, ciao a tutti. Beh, ovviamente in casa. Sono rimasta nell'appartamento fornito dalla società a Busto Arsizio, quindi ho scelto di non tornare a casa per il momento. Quindi sono qua con tutte le mie cose, ancora in attesa di scoprire cosa ne sarà del nostro futuro. E devo dire che per adesso non mi sto ancora annoiando, non è ancora arrivato quel momento. Senti, sembra difficile tornare a giocare per quest'anno. Sì, sinceramente sì, per quello che si sente ai telegiornali, per tutti, diciamo così, gli ostacoli che ci sarebbero in un possibile rinizio, è difficile, anche se con il posticipo, insomma, con il posticipo delle Olimpiadi uno spiraglio si era aperto, però ci sono anche delle problematiche logistiche, tecniche, insomma, che rendono tutto molto difficile, è una situazione un po' surreale. Come trascorri le giornate? A quali hobby ti stai dedicando? Allora, la mia giornata tipo di questa quarantena consiste in una sveglia, lo ammetto, non sono molto mattiniera, quindi abbastanza tardi, Ci sta, ci sta. verso le 10, 10 e mezzo di mattina, e mi sono data allo yoga, per cui la mattina sto facendo yoga e tra l'altro oggi ho provato a fare la verticale, ma rischio l'infortunio, per cui ancora mi manca qualche step. E dopodiché leggo tantissimo, e ascolto radio, podcast che mi tengono compagnia e mi fanno scoprire un sacco di cose nuove, e tante videochiamate con gli amici, familiari, eccetera. E guardo film e mi alleno, perché comunque il pomeriggio lo tengo un'oretta, un'oretta e mezza lo tengo per fare quello che è possibile in casa, e infatti testimonianza di questo è il tappetino che mi sono Tappetino. portata dalla sala pesi, e non solo, qualche arnese del mestiere, quindi corde, elastici, cose varie. E dopodiché, niente, cucino, mi faccio da mangiare e più o meno la giornata è finita. Allora, senti, hai citato libri, film. Cos'è che ti è rimasto nel cuore? Sia appunto come libri che hai letto, come film che hai visto, come musica che stai ascoltando? Allora, vabbè, io la mattina mi ascolto quasi sempre Radio DJ, perché dalle 10 a mezzogiorno c'è DJ Chiama Italia, che io adoro, sia Linus che Nicola Savino, ma Dici in che realtà ascolti anche Radio Rai perché è necessario. certo che ascolto Radio Rai tutti i giorni. Brava. No, e poi sempre legato al mondo della pallavolo, in realtà ho scoperto solo oggi, e questa è una mia colpa, la web radio di Matteo Piano e Luca Vettori, Brodo di che ho Becchi. avuto il piacere di ascoltare i loro podcast con Brodo di Becchi nei giorni scorsi, e devo dire che sono bravissimi. Libri, sto leggendo in questo momento il Colibrì. Colibrì di Sandro Veronesi, l'autore di Caos Calmo, e mi sta piacendo moltissimo. E ho finito da poco La peste di Albert Camus, che insomma è abbastanza a tema, però è un capolavoro che non passa mai di moda. E invece, proprio ieri sera mi sono guardata Parasite, che è il film che ha vinto l'Oscar quest'anno, il Vorrei film vederlo anch'io, lo coreano. consigli? Lo consiglio assolutamente, e per i più, diciamo, scettici, non bisogna pensare a film stile La grande bellezza o agli ultimi Oscar, perché è un film molto, molto dinamico, 2 ore e 10 passano in fretta, quindi da vedere. Ovviamente si spera di tornare presto in palestra e in campo. Beh, quella manca come l'aria, però fa di necessità virtù, per cui si riscoprono vecchie passioni, si imparano cose nuove. Io ho fatto per la prima volta una pizza nella mia vita, ammetto, però sì, insomma, smettere così di colpo da un giorno all'altro, ormai sono 2 settimane che non andiamo più in palestra, per noi sportivi soprattutto, credo che sia un trauma enorme, ci manca tutto. È un peccato non aver portato a termine questa stagione, tra l'altro per noi stava andando anche particolarmente bene, quindi
la voglia di giocare, di provare a raggiungere altri obiettivi, altri traguardi era tantissima, però in questo momento è giusto così. Allora, buona quarantena Alessia, speriamo di rivederci presto. Grazie mille, buona quarantena a tutti. Ciao. Ciao.